Allora, Giorgio Pagano è uscito il suo nuovo libro, Sao Tomé e Principe, sulla sua esperienza di cooperazione internazionale in Africa. Ecco, perché ha scritto questo libro? Di che cosa parla? Uno scrive un libro perché ha un motivo interiore profondo, penso. Ecco. Il mio motivo interiore era quello di riflettere in una fase di smarrimento profondo, cercare degli ancoraggi ideali, no? In una fase in cui la politica è svuotata, la democrazia è svuotata. E allora questo è un racconto sulla mia esperienza di cooperante in Africa, ma è anche una riflessione sugli ancoraggi ideali che uno deve avere in questo mondo così smarrito. E penso che l'ancoraggio ideale sia questo, la capacità delle persone di autogovernare la propria vita, di autodeterminare la propria vita, di farlo con gli altri, per gli altri, insieme agli altri. Ecco, quello che ho imparato in Africa è la capacità delle persone, in un quadro desolato, di grande povertà, eccetera, comunque di riuscire a farcela, di riuscire a impegnarsi in prima persona per cambiare la propria vita insieme agli altri. Questo mi ha fatto capire molte cose del mondo in cui viviamo. Io ho scritto il libro per raccontare questa esperienza, ma soprattutto per riflettere sugli ancoraggi ideali che dobbiamo avere in quest'epoca di grande smarrimento. Di che cosa, si occupa questo progetto? Che cosa avete fatto a Sao Tomé? Il progetto è un piano strategico, quindi complessivo, di sviluppo di una regione, di questo stato, questo piccolo stato, Sao Tomé e Principe. Sono due isole proprio al centro del mondo, come dice il sottotitolo del libro, perché sono esattamente all'altezza dell'equatore. In questo stato piccolo, molto povero, bellissimo ma poverissimo, c'è un distretto, noi la chiamiamo regione. In Italia potremmo chiamarla regione, c'è una realtà territoriale la più povera di tutte che si chiama Lemba, e il piano è un piano strategico di sviluppo di questa realtà, quindi un piano che affronta tutti i problemi, quelli economici, quelli sociali, quelli ambientali, quelli formativi, quelli sociali, con una visione del futuro di questa regione e con tanti progetti concreti per attuare questa visione di sviluppo, che, preciso subito, è una visione non sviluppista, diciamo, cioè una visione di sviluppo sostenibile basato essenzialmente sull'agricoltura, sulla pesca e sul turismo. Questa è un po' l'innovazione che abbiamo portato dialogando e discutendo con i saotomensi, però un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e quindi il contrario delle Seychelles, diciamo, ecco, per chi conosce quelle isole, un certo tipo di sviluppo, no? In questi paradisi. Il contrario delle Seychelles, non i grattacieli, non il resort, non la Dubai dell'Atlantico, ma qualcosa di profondamente rispettoso dell'ambiente, dell'identità dei luoghi. E questo tentiamo di farlo anche e soprattutto con la capacità, come dicevamo prima, dei saotomensi di farcela da soli, di autogovernare la propria vita, di fare loro imprese, cooperative e così via, per costruire loro stessi il loro sviluppo, senza il neocolonialismo, senza il fatto che vengano da fuori delle imprese di rapina. Servono imprese da fuori, però imprese socialmente e ambientalmente responsabili, non imprese predatrici, e che sappiano collaborare con le loro imprese, le loro cooperative, la loro capacità di autogoverno. Questo è il senso del piano. Ecco, lo scambio è ovviamente reciproco. Che cosa, insegnano quindi queste realtà africane agli europei? Sì, senz'altro il rapporto è sempre un rapporto reciproco, la cooperazione è questa, ecco, la cooperazione non è il fatto che tu vai giù con un pensiero in testa, una visione in testa e poi la imponi e pretendi che hai dei cittadini africani automi che realizzano quello che tu pensi, perché no, questo non avverrà comunque, no? Se tu fai così, fai un piano che rimane nel cassetto completamente dimenticato. Tu devi andare giù, certo, con delle idee, però ti devi saper confrontare con loro, con una logica di reciprocità e di scambio. Noi abbiamo fatto centinaia e centinaia di assemblee, di incontri, di riunioni con gli enti locali, con la società civile, con i cittadini, e abbiamo costruito il piano con loro e questa è la reciprocità. E naturalmente facendo questo tu impari anche tantissimo. Per esempio, prima dicevo che il punto chiave del piano, forse, anzi sicuramente, è quello dell'ecoturismo, no? Del turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente.
con una partecipazione delle comunità locali che gestiscono i parchi, che costruiscono loro stessi insomma lo sviluppo. Ecco. Ma pensiamo, per fare un esempio, alla nostra Palmaria, che è una piccola isola che ha tanti aspetti in comune con Sao Tomé, perché ha una bellezza paesaggistica straordinaria, ha delle ricchezze diciamo anche culturali. A Sao Tomé ci sono le Rossas, cioè le vecchie strutture già coloniali del Portogallo, in Palmaria abbiamo i forti. Beh, l'idea di fondo è comune, è l'idea di uno sviluppo turistico sostenibile, di un ecoturismo con la partecipazione delle comunità locali. Quindi questo è un piccolo esempio per dire che in ogni caso certo, tu trasferisci loro delle tecnologie, delle esperienze, loro imparano qualcosa da noi, ma noi impariamo senz'altro tantissimo da loro. Vale per l'agricoltura, per tantissime altre cose. Certo, se noi pensiamo di portare da loro il nostro modo di fare agricoltura, roviniamo le loro terre. Il loro modo invece di fare agricoltura biologica eccetera ci insegna tantissimo. Gli esempi possono essere tanti. Ecco, la cooperazione è scambio reciproco, partenariato tra comunità. Ecco, la cosa bella sarebbe quella, adesso, come noi stiamo cercando di fare, di far sì che ci siano degli scambi tra gli enti locali liguri, la società civile ligure, come stiamo cercando di fare, e la realtà di Sao Tomé e Principe, proprio perché, no, ci possono essere delle occasioni di sviluppo reciproco. Loro vengono da noi perché hanno bisogno di noi, ma noi andiamo da loro perché abbiamo bisogno di loro. Le migrazioni saranno sempre più circolari. Ecco, gli africani vengono da noi perché hanno bisogno di noi, poi torneranno e vogliono tornare nel loro paese, e noi andremo sempre più da loro perché abbiamo bisogno di loro, perché loro hanno bisogno della nostra intrapresa, e noi abbiamo bisogno di far lavorare i nostri giovani che possono lavorare in Africa con nuove imprese. Quindi ecco, è davvero, il futuro è la reciprocità. Loro sono il nostro grande sud e noi siamo il loro grande nord. Alla fine i destini sono davvero interconnessi. Ecco. Qual è il ruolo delle donne oggi in Africa e quanto è importante? Sì, diciamo che in questo lavoro che abbiamo fatto di coinvolgimento della società civile, delle associazioni, il ruolo delle donne è stato veramente straordinario. Ecco, quando io parlo di capacità dei sautomensi, degli africani in genere, di autogovernare la propria vita, di autodeterminare la propria vita, penso soprattutto alle donne. Ecco, le donne sempre più lavorano, sempre più studiano, e sempre più occupano anche degli incarichi politici, sono l'ossatura della società africana, e quindi possiamo pensare a una crescita vera dell'Africa solamente se superiamo la cultura patriarcale che ha dominato in questi anni, perché è un elemento, quello della cultura patriarcale, che comprime tutta l'Africa, non comprime solo le donne, comprime tutta l'Africa. Se noi superiamo la cultura patriarcale, c'è una crescita vera dell'Africa. Le donne sono protagoniste straordinarie e io direi che il futuro dell'Africa è quello delle donne e degli uomini semplici. Io avrei voluto intitolare questo libro Storia delle donne e degli uomini semplici, poi mi hanno convinto a dare un titolo con la parola Sao Tomé e Principe, perché non c'è mai stato un libro con un titolo, no, dedicato a questo paese, quindi è stato giusto. Però ecco, altrimenti il titolo giusto sarebbe stato Storia delle donne e degli uomini semplici, perché sono le donne e gli uomini semplici che possono cambiare il corso della storia dell'Africa, soprattutto le donne.